Salve a tutti, benvenuti in questo nuovo video. Questo video uscirà il 1° dicembre 2020. Ah, non ho messo ancora il cappello di Babbo Natale, però ho messo le orecchiette da Minnie. Sono deficiente, lo so. Non ho capelli sciolti perché sto morendo letteralmente di caldo. Da me è inverno, eh. Non sono alle Bahamas, sto qualche altra parte, ma ho veramente caldo. Perché nella mia stanza ci sono 50.000 gradi. Perché ci sono i termosifoni accesi. Allora, abbiamo deciso, io e il mio ragazzo non so se lo porteremo a termine, non so se ci riusciremo, ma noi ci proveremo. Abbiamo deciso di fare, tanto ovviamente man mano nel video vedrete questa postazione cambiare, però sarà la mia postazione per i prossimi video. Sì, non sarà così ovviamente. Proprio lo stesso. Comunque inizio già più o meno ad usarla, anche se appunto non sarà così. Comunque, perché abbiamo deciso di fare comunque, come canale dell'avvento, un video al giorno per 25 giorni, sì, fino a Natale. Siete felici, lo so? Sì, tantissimo anch'io. Immaginate quanto sia felice di montarli, no? Scherzo. A parte gli scherzi, no, sono contenta, nel senso che è una cosa comunque che ci andava di fare. Ovviamente, sì, la mia faccia è bianca, il mio corpo è addirittura ancora abbronzato, quindi capirete che i video ovviamente sono preregistrati. Mamma ha detto appunto la camera che muterà, i miei capelli che muteranno, molte cose muteranno, infatti li addobbi natalizi non li ho ancora messi, però uscirà un video al giorno per 25 giorni, ovviamente poi ci prenderemo una pausa, 25 vi faremo gli auguri di Buon Natale e tutto il resto, e poi direttamente faremo il video direttamente a Capodanno, facciamo gli auguri di Buon Anno, queste cose qua, e poi sì, nuovo anno si vedrà. Diciamo che noi normalmente editiamo il martedì e giovedì. Editeremo tutti i giorni. Che bello. Io c'ho anche un canale ASMR. Non lo abbandonerò ovviamente, quindi sarà. Mi porto avanti con i video apposta. Allora, procediamo con i video. Cercherò di farli infatti brevi per non rincoglionirvi, anche se la mia specialità non è il fatto di fare video brevi. Ma partiamo. Questo video si intitolerà i miei addobbi natalizi, almeno fino a quelli che ho adesso. Allora, i miei addobbi natalizi, che ci ho fatto anche un ASMR, che se riuscirò ve lo lascerò, se no andate a vederlo nel mio canale ASMR, che lo trovate sempre sotto, ho fatto un video anche ASMR sui miei acquisti natalizi. Primo, il mio albero di Natale è molto. Sentite che bel rumore adesso che fa, che bel suono. Prometto che farò un video ASMR natalizio. Sentite che bello. Questo è il mio alberellino di Natale, è molto spulciato, che l'ho preso l'anno scorso, se non sbaglio. Sì, forse periodo di, sì, l'anno scorso, quando ho aperto il canale ASMR. L'ho aperto verso dicembre-gennaio, quindi sì. Alberellino, che c'è ancora l'etichetta, pensate voi, non l'ho ancora tolta. Alberello numero 1. Poi ho questi poveri fiocchi di neve che hanno mai tanto tempo. Però, ragazzi, sono bellissimi. Infatti, penso che li metterò qua, così li vedrete anche voi quando farò i video. Ne ho uno e due, contate che sono molto vecchi, quindi non ho idea di quanto li ho pagati, ma penso non molto, perché non spendo tantissimi soldi per gli addobbi natalizi, anche se io amo il Natale, sì, questo si è spulciato, poverino, lo attaccherò con la colla. Quest'anno ho la colla a caldo, ho tutti i tipi di colle. Altro fiocco di Natale, fiocchetto di neve, che è veramente bellissimo, li attaccherò appunto da sopra se ci riuscirò. Poi, oltre a questi qua, sì, io adoro moltissimo l'argento, il bianco, mi ricorda molto il Natale. Altri dobbiamo aprire la nostra la nuova new entry di quest'anno è questa bellissima borsa proprio di Renna. Ragazzi, bellissima, me la voglio tenere io. Oppure a qualcuno di voi quest'anno finirà questa bellissima busta. Io sono innamorata, cioè, ragazzi, guarda quanto è bella. È bellissima. Cioè, è stupenda. L'ho presa da Tiger. Allora, poi c'è la mia scatolina con le cose di Natale. Speriamo che ci siano tutte. Sì, sento già il mio. Allora, prima di tutto, il mio cappello che non l'ho messo perché sudavo, se no, ma nei prossimi video mi vedete con questo bellissimo cappellino, ovviamente rigorosamente bianco e argento. Perché i miei capelli sono rossi, capello rosso sul rosso sparisce, questo sul rosso non sparisce, anzi. Sì, ho una passione per l'argento, sì, lo so ragazzi. Poi c'è lui, l'ho preso tanto tempo fa. Che serve il biscottino, lo metto sempre in giro per la stanza per dare un po' di aria natalizia ed è molto carino. Poi, altra cosa, sinceramente non mi ricordo più che cazzo ho preso, cosa ho preso, scusate. Allora, c'è qualcosa di accartocciato. Facciamo anche gli unboxing. Ah, questo qua, penso che me l'abbiano regalato, sì, è da mettere sull'albero di Natale. Ta-tan. È un pupazzetto di neve, rosso.
poi li mettiamo a posto sperando di rompermi. Ho una scatola rossa. Devo mettere tutto bene a posto, poi vabbè, lo metterò dopo. Ho una scatola rossa qua. Ah, che bello! Me l'ero dimenticata. Praticamente l'anno scorso lavoravo da casa nuova. Allora mi sono presa queste palline che io ho il nome del mio ragazzo e il mio ragazzo ha il mio nome. E abbiamo le nostre palline che poi quando andiamo a vivere insieme speriamo di metterle insieme. Infatti questa pallina con scritto Andrea, che non so se riuscirete mai a leggerlo. Ho scritto Andrea e lui ha la mia con scritto Sara. C'è anche il fiocchetto che c'è scritto appunto il nome. Non so se queste non lo rifaranno, se lo rifaranno penso che andrò a riprenderle. Sempre se potrò. È bellissimo. Comunque c'ho il suo nome, lui è il mio. E la pallina è molto fragile. Mi ero dimenticata che l'ho presa io. L'avevo presa io quando lavoravo, appunto. Mi ero dimenticata di averle prese. Brava Sara. Un po' di bambi da solo. Comunque, è un regalo carino secondo me. Poi se vivete insieme ancora meglio. Potete mettere anche tutti i nomi. Volevo prenderne, magari se riuscivo quest'anno prendo tutti i nomi della famiglia. Tanto penso che poi dopo un po' le avevano scontate, non costavano carissime. Altro, la scatolina. Penso che ci sia una cosa che andare dentro. Poi scopriamo che dentro. Vabbè. La portacandele, infatti. Natalizio. Questi, se non sbaglio, io e Sara le avevamo presi con i punti della Coppa, ci piacevano un casino. Infatti, le abbiamo anche regalate. Sono bellissime perché sono poi sono fatte in porcellana. E guardate che belle, le ho conservate da. Scusate, ma è tutto bianco, lo so, mi piace tantissimo. L'unica cosa che quest'anno toccherà comprarmi delle candele bianche perché le ho tutte finite. Però sono bellissime anche perché con la luce spenta, candela bianca, fa il riflesso del. Quei specie di fiorellini, fiocchini di neve, solo la sapere che è quello con fioco di neve. Poi, altra cosa natalizia. Purtroppo manca un pezzo perché non ce l'ho qua, ma ce l'ho in un'altra scatola. Con un po' di polvere. E ce l'ho in un'altra scatola perché faceva parte di un altro video che ho fatto, il video, un video unboxing. E quindi non c'è, però vi dirò che cos'è dopo. Questo qua è il mio. È il birellino. Per tantissimo tempo penso che cioè, ci saranno i miei video natalizi perché è fantastico. Io lo trovo sto albero. Quest'anno non so dove lo metterò perché la stanza è cambiata e tutto. Però è fantastico. Ovviamente non ho più la scrivania come. Cioè, ce l'ho la scrivania, non ce l'ho più. Però diciamo che non ce l'ho a portata di mano. Quindi non saranno forse nella mia scrivania, non so dove metterlo. Tutte volte vola polvere o vola altro, non si sa. No, vabbè. Comunque, per chi non lo sapesse, ha subito un urto, poverino. Quindi non balla più come una volta, però. Speriamo che sia ancora vivo, vediamo. Non balla più come una volta. Fa tanto. Perché non gira più così, doveva fare questo movimento qua, si è rotta la placca, vedete? Ha in testa, poverino, però lo tengo lo stesso. E questo sarà il mio secondo alberello che canta. Dopo ho subito un trauma. Però va bene lo stesso. Lo tengo lo stesso. Ui, entra dentro. E niente, poi dopo li metterò in camera, ma prima devo finire di sistemare tutto. Ho ordinato anche delle luci, sperando che arrivino decentemente. Li metto poi tutto a posto perché lo tengo comunque fuori perché devo utilizzarli. Vabbè, per adobare tutto, ripeto. Poi in più ho acquistato da Tiger, che non mi ricordo dove li ho messi, penso nel cassetto, due, diciamo, sono, ricordo, sono degli oggetti da appendere all'albero, quindi non mi ricordo, delle decorazioni dell'albero, a forma di sushi. Dopo, se non li vedete in questo video, li vedrete poi magari quando farò l'albero. Oppure appunto basta che andate nel mio canale, c'è l'unboxing di Tiger, che sarà sicuramente uscito quando vedete questo video, e vedrete appunto che li ho comprati, sono bellissimi. Quest'anno ho comprato tantissime cose per Natale. Questi sono gli adobe che ho per ora, man mano ogni anno me ne compro di diversi, tipo qua non ci sono perché alcuni perché sono diciamo quelli che usiamo per tutta la casa. Questi sono solo i miei. Ho comprato anche la testa mozzata di un'arena, ovviamente di peluche.
chissà, sarà fuori della porta. Poi altri penso che li comprerò man mano, ci saranno delle offerte. Diciamo che non mi piace abbastanza comprare cose per Natale, per le feste, però quest'anno vediamo se troverò qualcosa di carino. Sicuramente. Niente, questo è tutto. Il video è durato abbastanza. Io vi auguro buone feste. Ci vediamo in un prossimo video, ovvero quello di domani. Ciao. Questa iniziativa l'abbiamo fatta io e il mio ragazzo, appunto, come il cane dell'avvento, così per tenermi compagnia durante le feste. E non so adesso da quando sto girando il video fino a dicembre come sarà, però spero comunque che passiate delle buone feste. Un saluto a tutti.